Verdura, frutta, caffè e vino. Sono questi alcuni dei beni di largo consumo i cui prezzi sono aumentati maggiormente a gennaio secondo l'Istat. In generale, i prezzi dei prodotti acquistati con maggiore frequenza dai consumatori, il cosiddetto carrello della spesa, rincarano del 2,7%. Una percentuale comunque molto più bassa di quella del mese precedente e il tasso di crescita più basso da 2 anni a questa parte. 26 milioni di italiani, dice la Coldiretti, ormai vanno a caccia delle offerte migliori anche a costo di spostarsi tra discount, ipermercati e negozi. Mentre un'altra associazione di agricoltori, la CIA, nota come oltre la metà abbia ridotto le spese per i beni alimentari. Il quadro generale vede l'inflazione tornare indietro di 2 anni a gennaio. Il 2,2% è il dato più basso dall'inizio del 2011. Non solo, ma gennaio 2013 è il quarto mese consecutivo di rallentamento. Insomma, l'inflazione sta gradualmente e finalmente tornando nella normalità. Totalmente negativo invece il capitolo assicurazioni auto, così come emerge dall'indagine conoscitiva dell'antitrust. In Italia l'RC auto costa molto di più che nel resto d'Europa, più del doppio di Francia e Portogallo, tanto per fare due esempi. Non solo, ma dal 2006 al 2010 le tariffe sono cresciute a velocità quasi doppia rispetto alla media europea. La ragione è abbastanza intuitiva, il numero dei sinistri nel bel paese è quasi doppio, ad esempio rispetto a Francia e Olanda, e il loro costo è superiore a quello degli altri paesi.